Ciao ragazzi e benvenuti al vostro bel oggi piccolo video su come misurare la 220 di casa grazie al tester. Allora, come si misura la corrente di casa? È una procedura delicata, è una procedura pericolosa? Assolutamente sì, perché questa qua, diciamo che con la 220 non si può scherzare, perché in quanto vi fate veramente male, rischiate, non dico di morire ma quasi. Tenete a farlo ragazzi, fatelo con una persona adulta o eventualmente fatelo con una persona esperta, quindi state attenti sempre alla 220, perché con la 220 non si scherza. Noi abbiamo sempre giocato con le 12 volte, le 6 volte, quindi 4 volt, diciamo che quelle sono basso amperaggio, bassa potenza, quindi non ci facciamo niente. Però con la 220 non si scherza. Quindi prima di attaccare il tester alla 220, attaccatevi il cervello, va bene? Poi ci andiamo subito a vedere come si imposta il tester per la 220. Allora, sul tester abbiamo tanti simboli, di cui abbiamo due in particolare, quelli che ci servono a noi, che è la corrente, il simbolo della corrente continua e il simbolo della corrente alternata. Ora, la corrente di casa è alternata, quindi non mi dite che continua perché mi incazzo con una bestia. Per misurare la corrente ragazzi è assolutamente facile, basta impostare il tester su corrente alternata a 600 volt. Abbiamo infatti sul nostro tester abbiamo 600 volt e 200 volt. Calcoliamo che la nostra tensione di casa è 220, quindi la corrente è 220, quindi dobbiamo metterlo a uno scalo superiore ai 200, quindi giustamente il secondo scalo è 600 volt. Quindi 600 volt corrente alternata. Il simbolo della corrente alternata è una specie di onda, quindi non vi potete sbagliare. Invece il simbolo della corrente continua è un trattino diritto orizzontale con tre trattini sotto, quindi non vi potete sbagliare. Fatto questo ragazzi, prendiamo i nostri due puntali e li inseriamo in una presa. In questo caso abbiamo preso una semplice ciabatta, come potete vedere è accesa, e basta inserire i due puntali nei due connettori, quindi uno e 2. Eccola qua. Come potete vedere, la mia tensione di casa è 235 volt. L'unica cosa che giustamente dovete stare attenti ragazzi è non giocare troppo con i puntali, perché se fate fare un corto vi salta il contatore di casa, quindi vi scatta il salvavita giustamente e rischiate di farvi male. Quindi se il salvavita in questione potrebbe essere guasto per qualsiasi motivo, perché i salvavita a volte si guastano, ve lo posso garantire, vi potete fare veramente veramente male. Quindi ragazzi mi raccomando, usate sempre il cervello prima di fare una cosa del genere. Come possiamo vedere è stabile a 2,37-2,35, diciamo che è abbastanza stabile, quindi è abbastanza alta rispetto ai 2,20 che dovrei avere, ma va bene così. Quando si deve fare questo test? Si deve fare quando collegate a una presa a muro un ventilatore, una stufa, una PlayStation, un televisore eccetera, e vedete che non funziona. In a caso, giustamente, la prima cosa che si fa, cosa si fa? Si prende il televisore, stufa, quello che sia, e si prova a un'altra presa. Se vedete che effettivamente funziona l'altra presa, ci potrebbe essere o uno sbalzo di tensione, o la presa in corto, o un'interruzione della presa, quindi un malfunzionamento che dovrà essere cambiata. Però giustamente prima di smontare tutto quanto, in quanto è, diciamo che è una procedura un po' seccante, tra virgolette seccante, si può fare semplicemente questa prova. Quindi per un calo di tensione o per qualsiasi altra cosa si può fare questa prova. Quindi per il momento è tutto, io vi ringrazio della visione e ci becchiamo alla prossima. Ah, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e condividete su Facebook se questo video vi è piaciuto. Ciao ciao!